E allora il risultato è un premio dell'azione costante del movimento, ma non possiamo ritenerci appagati. Dobbiamo far tanto e dobbiamo far meglio, anche perché noi del movimento, dobbiamo riconoscerlo, per tutto abbiamo fatto flop. Ma questo non ci deve indurre, come stanno facendo tanti, a martellarci sugli Zebedei. Non dobbiamo fare, capito, come il ragionier Filini. Dobbiamo, torno a dirlo nuovamente, volare alto. Quante volte a Beppe e Gianroberto sarà venuta l'idea di mollare tutto con quei matti che eravamo e con quei folli che erano in Parlamento? Purtuttavia, Beppe e Gianroberto, anche loro un pochino matti, lasciatemelo dire, ma matti in positivo, perché per cambiare la realtà un pochino di follia bisogna provarla. Ecco, Beppe e Gianroberto hanno sempre deciso di rimboccarsi le maniche e di ripartire. Io ricordo elezioni amministrative comunali in Sicilia subito dopo essere stati noi eletti, con risultati a Catania, a Messina, catastrofici. Soltanto a Ragusa abbiamo avuto la capacità in quell'occasione di andare dapprima al ballottaggio per poi vincere. Ma a Catania, lì dove avevamo preso il 25, il 28%, siamo crollati al 3%. Ora, calma e ragioniamo. E su una cosa mi sento di ribadire un concetto già espresso da Roberto Fico, Presidente della Camera. Noi dovremmo tornare a dibattere di politica. Chi vi parla è un portavoce e quindi dovrebbe, nella nostra ottica di rappresentanza, rapportarsi ai gruppi di riferimento per poter offrire con la sua voce la voce e le argomentazioni dei gruppi che sui territori promuovono dibattito, affrontano questioni, elaborano soluzioni e danno la linea di marcia attraverso un confronto serrato ma democratico. Benissimo, noi molto spesso questo dibattito nel corso degli ultimi anni non l'abbiamo avuto, e non l'abbiamo avuto per tanti problemi che non sto qui a ricordare, ma di cui siamo tutti, io per primo, responsabili, perché non è sufficiente magari veder più lontano degli altri. È necessario anche saper convincere gli altri. A me il risultato di ieri non ha deluso, devo dirvi la verità, ma attendevo un risultato simile. Ma questo non significa che non si debba riprendere l'ENA e ripartire con maggiore entusiasmo ancora. Ex malo bonum. Si cade, si poggiano le mani per terra, si valleva sui muscoli e ci si rialza. E allora io evitare che queste discussioni possano essere strumentalizzate al fine di diventare polemica. Ci vogliono schiacciare tutti, ricordiamocelo, e non facciamoci strumentalizzare, e cerchiamo un pochino tutti quanti di crescere nel rispetto l'uno degli altri. Cadremo chissà quante altre volte ancora, l'importante è sapersi rialzare. E quindi stati generali permanenti, ricordando che l'ultimo che in Francia ha convocato stati generali poi ci ha lasciato la capoccia, però questo è un particolare che evidentemente non è stato ricordato da altri, però ecco, lavoriamo, perché noi dobbiamo tornare a produrre idee, perché se produciamo idee, produciamo dibattito, e grazie al dibattito ci sarà nuova consapevolezza e magari tanti cittadini che ieri ci hanno schifato, che ieri hanno volutamente votato no contro il movimento, perché anche questo è avvenuto, al referendum almeno, possano tornare ad interessarsi delle battaglie promosse dal movimento. E il movimento deve costruire la democrazia della conoscenza attraverso la democrazia dell'informazione. Per questo motivo, con una diretta Facebook, mi rivolgo a tutti quanti voi. E se lo ritenete, condividete questo mio appello affinché si ragioni continuamente, ma senza far polemiche. E quindi io non voglio sentire alfa contro beta, beta che interviene a gamba tesa su gamma, no.
siamo in qualche modo sulla stessa barca, nessuno deve consumare al nostro interno vendette, non c'è necessità di processi di Norimberga, c'è necessità di restituire alla barca del movimento, all'imbarcazione del movimento, la consapevolezza della rotta. Io ricordo che Davide Casaleggio ad Ivrea ha citato Seneca, lo dico in italiano, non c'è vento propizio per il marinaio che non sa quale rotta scegliere. Benissimo, io so qual è la rotta che deve essere seguita, è quella di Adriano Olivetti, è quella di Francesco d'Assisi, è quella di una redistribuzione delle risorse affinché nessuno venga lasciato indietro, è quella di una, uso anche questa parola anglosassone, leadership leaderless, in cui non c'è un singolo che si metta sul ponte di comando, ma c'è una squadra che condivide con responsabilità tutte le scelte e con il sorriso va anche incontro alla sconfitta, ma sapendo sempre tenersi per mano senza tradirsi. Vi chiedo di dar voce a questo appello perché insieme ce la possiamo fare.